Ciao ragazzi, sono di nuovo io perché questo video mi è stato chiesto da Marco2311988 un po' di tempo fa. Veramente ho provato a farlo tipo 10 volte, non mi viene questo video. Vediamo un po' se ci riesco. Allora, lui mi ha detto che Eiko, tu hai fatto un video solamente sui Super Saiyan, così scherzando. Sulle varie teorie di Super Saiyan, le cose che in Dragon Ball non è che vadano, Dice, però non hai mai fatto una recensione o un parere proprio personale sull'opera. E quindi eccomi qua. Naturalmente capirete che questa è una recensione o roba varia di Dragon Ball. Fare una recensione di Dragon Ball è veramente difficile, anche perché io ve lo dico subito, ve lo dico candidamente, senza problemi. Dragon Ball, poi penso l'avrete capito anche vedendo le mie cose mangose che c'ho. Diciamo che sono un po', come dire, non riesco ad essere obiettiva. Vabbè, però ci proviamo. Allora, ho preso l'edizione Perfect per fare la recensione perché ho l'altra edizione lì dentro e è sotto, quindi ho detto, vabbè, questa sta qui, prendo questa qua, è uguale. Anzi, meglio, si vede meglio. Allora, Dragon Ball, naturalmente, credo che Dragon Ball non abbia bisogno di spiegazioni della trama, però per iniziare, Dragon Ball racconta comunque le storie di questo bambino, Goku. È un bambino con la coda di scimmia. È un bambino che ha una forza mostruosa, ha un bastone che si allunga ed è molto ingenuo perché è cresciuto da solo con il nonno che poi perde la vita, lui non sa come, però non lo sappiamo. E un giorno questo bambino sperduto tra i monti, perché lui abita proprio solo in mezzo ai monti, ha una casetta lì, la sua vita cambierà quando incontrerà questa ragazza, Bulma, che porterà Goku con sé nel suo viaggio alla ricerca delle sfere del drago. Le sfere del drago sono 7 sfere che permettono, che se riunite, permettono di esaudire un qualunque, qualsiasi desiderio. Ecco le sfere del drago, potete vedere la bambinetta a colori, e ecco il dio drago. In tutta la storia vedremo le vicende di Goku, dei suoi incontri, dei suoi scontri, più scontri che incontri, lo vedremo crescere, lo vedremo affrontare vari nemici, tra cui il grande mago piccolo. Ho preso dei volumi a casaccio, ragazzi, non li ho presi tutti. Vedremo anche, scopriremo anche la sua storia. Cioè, questo bambino, ad esempio, quando c'è la luna piena, diventa un enorme scimmione, quindi nessuno si spiega queste cose. Scopriremo tutto quando lui crescerà, perché Goku crescerà. È uno dei primi anime, almeno io da quel che ricordo quando ero piccolina, dove il protagonista cresce, non rimane sempre della stessa età, ma diventa adulto, ha anche un bambino di nome Gohan, eccolo qua. Ma possibile, non c'è nessuna immagine di Goku qua. E praticamente scopriremo il suo passato attuale. Scopriremo il suo passato. Lui in realtà è un Saiyan proveniente dal pianeta Vegeta, che poi si direbbe Vegeta, però sinceramente non mi viene, quindi è contata di Vegeta. Lo scoprirà grazie appunto all'arrivo di suo fratello sulla Terra, perché Goku è stato mandato sulla Terra da bambino proprio per distruggerla. Il fratello è venuto Radish, che poi si dice in un altro modo Raditz, del genere, io dico Radish. Dicevo, Radish viene sulla Terra per vedere se Goku ha adempiuto al suo compito, perché i Saiyan sono un popolo che uccide tutta la gente che abita sul pianeta per poi rivendere il pianeta stesso. Goku però, siccome da piccolo ha battuto la testa, è cresciuto buono, perché i Saiyan sono una razza abbastanza cattiva, abbastanza zitto telefono, abbastanza irruenta, quindi è cresciuto buono e vuole difendere la Terra e non accetta il fratello, cioè non accetta di dover collaborare con i Saiyan, e qui si scontrerà anche con il principe dei Saiyan, che ancora non ha capito che è diventato re, comunque Vegeta, e un altro suo sottoposto si chiama Nappa. Napa nella versione italiana, giusto? Spero di non sbagliarmi perché sinceramente con Napa ho sempre avuto, come si dice, non mi ricordo mai qual è il nome vero e qual è quello là che hanno messo la Mediaset, perché Napa sta lì, dicevo. Si scontrerà con loro, poi arriverà addirittura ad andare su Namek, il pianeta di origine del grande mago piccolo, che prima di morire ha fatto un uovo, ha fatto un uovo,
ha tirato fuori dalla bocca nuovo quel pezzo e mi fa davvero vomitare. E infatti Goku poi si alleerà con il figlio, che non è altro che una parte di Dio. In Italia, cioè sulla Mediaset il Supremo, comunque in realtà è Dio, e sono alieni. Ma chissà come mai uno, quando loro dicono sono alieni, tutti dice alieni, ma davvero? Ma no, ma dai, ma dalle cornine, dalle orecchie, eccetera, non si notava che sono. E vabbè, e comunque sia, andrà avanti così tra lotte per accaparrarsi le sfere del drago, lotte perché vogliono distruggere la terra, lotte perché si vogliono ammazzare, lotte e basta. E così via, fino arrivando alla conclusione di Dragon Ball Z con Goku che parte con Ub, che sarà l'incarnazione, che è la reincarnazione di Majin Buu. Che poi sentite, io avevo finito di parlare, però scusate, ma io ho preso questo numero proprio per far vedere il pezzo più bello, cioè quando Goku diventa Super Saiyan, e alla fine non l'ho fatto nemmeno vedere. E quindi io lo devo far vedere. Tanto non c'è bisogno di spiegazioni, cioè in Dragon Ball proprio non c'è bisogno di spiegazioni, eccolo qui, con la chioma esageratamente alta di Goku quando diventa Super Saiyan. Però sulla storia non mi soffermo molto, ragazzi, perché alla fine la conosciamo tutti, quindi anche le generazioni che devono nascere ancora già sanno Dragon Ball, perché lo abbiamo nelle vene ormai, e quindi quando nascono loro la prima parola che dicono non è mamma, papà, è Goku, o Super Saiyan, o Vegeta. E comunque sia, più che altro voglio parlare infatti delle mie impressioni, però ripeto, con Dragon Ball sono... un po' troppo di parte, però vabbè, ci provo. Dragon Ball è una storia che a me piace molto, l'ho riletta parecchie volte. Infatti, i primi numeri dell'altra edizione sono un po' distrutti perché l'ho riletto tantissime volte. Ho letto tantissime volte anche gli anime comics, anche se di bello non hanno nulla gli anime comics. Ho visto tante volte la serie anime, la sto continuando a guardare adesso su Italia 1, pur odiando che la fanno vedere, cioè adesso no. Perché Dragon Ball ho iniziato a odiarlo, tra virgolette, quando Italia 1 c'è stato quel periodo che lo trasmetteva in continuazione, nel senso Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, film, poi ricominciava Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, film, poi ricominciava. E per parecchi anni è stato così e quindi a una certa... Cioè, parliamoci chiaro, di stufa. E io infatti ero arrivata a un punto che Dragon Ball quando lo vedevo, cioè dico basta, infatti non lo vedevo più. Adesso invece che per un po' di tempo non si è visto, Denise è stufato con MSN, dicevo, adesso che non si è visto per molto tempo, cioè almeno io non l'ho visto per molto tempo, lo stanno ritrasmettendo, quindi io me lo guardo quando mi ricordo, perché certe volte mi scordo, però vabbè. E Dragon Ball diceva, allora, a me piace molto perché non lo so sinceramente perché alla fine sono un po' tutti così adesso, gli shonen sono molto ispirati comunque a Dragon Ball in qualche modo, non in tutto, meno male perché sennò avremmo solo fotocopie. La cosa di Dragon Ball forse che mi è piaciuta, la prima cosa in assoluto, se devo dire la verità, è il fatto che il protagonista cresce, cioè da bambino lo vediamo diventare adulto, lo vediamo diventare adulto, scusate, mi sto parlando di tutto, perché ecco, da un bambino, lo vediamo, certo vabbè qui è Super Saiyan, lo vediamo crescere, e questo mi è piaciuto il fatto che anche se in un modo un po' stupido si è sposato, e tutte queste cose qui, perché Dragon Ball ha un po' tutto quanto, ha la storia d'amore, che vabbè, insomma, diciamo che è proprio piantata lì, così tanto bene come tutti i shonen di oggi. Però non lo so che cosa mi è piaciuto di Dragon Ball, forse gli attacchi, questi attacchi strani, la Kamehameha, il Big Bang Attack, qualsiasi cosa, insomma queste cose strane, che fino ad allora non è che avevamo visto, sì c'erano i Cavalieri dello Zodiaco quando ero piccola io, però Dragon Ball è tutta un'altra storia, a parte che quando lo vedevo da... perché Dragon Ball lo vedevo, che ero proprio piccolissima, lo facevano sulle reti private con la sigla originale giapponese. E quindi era in contemporanea con i Cavalieri dello Zodiaco, quindi diciamo che sì, i Cavalieri usavano polvere di diamanti, queste cose qui, ma Dragon Ball era tutta un'altra storia. E anche se da piccolo ne usavo, sì, perché dopo non ho niente a te, piccoli mi metto anche a riflettere. Allora, con Dragon Ball, oddio, non riesco a essere obiettiva, non ci riesco. Certo, anche Dragon Ball i lati negativi, come il fatto che del Super Saiyan, dove Toriyama dice che il Super Saiyan appare una volta ogni 1000 anni, se non
sbaglio, ogni tanto mi imbroglio, scusate. E questo Super Saiyan doveva essere uno, cioè Goku, sono diventati tutti, cioè Vegeta, poi figli, poi ormai diventano Super Saiyan chiunque. L'unica cosa che non mi è piaciuta, io lo continuo a ripetere, è che le ragazze non diventano Super Saiyan perché ci saranno, a parte Panna che mi sta un po' sulle scatole, visto che hanno voluto fare Dragon Ball GT, almeno Super Saiyan, non dico di secondo, di terzo, però almeno Super Saiyan, forse, magari Bra no perché ha preso più che altro da Bulma, però almeno Super Saiyan forse lo potranno far diventare, però vabbè, io se dico maschilismo si incavolano tutti, però io la prendo così perché alla fine lo potevano anche fare. E che altro non mi piace di Dragon Ball? Sinceramente, forse la parte è un po' poco romantica. Perché, cioè, Goku si è messo con Cici solamente perché lei sostiene che lui ha fatto una promessa che lui non gli ha mai fatto. E, però, oppure che Goku, forse lo fa morire un po' troppo spesso, sti figli crescono, perché poi ci sarà anche un altro figlio Goten, crescono un po' da soli senza padre, non è che ci sia proprio, insomma, forse un po' di più Gohan, ma io Dragon Ball GT mi dispiace, ma non è che lo calcolo molto. Però visto che c'è, volevo calcolare per forza. Però. Insomma, quando alla fine Goku finalmente torna, è vivo, torna bambino, cioè che cavolata è? Dragon Ball GT proprio lo odio, scusate, mi dispiace. E un personaggio che mi piace molto di Dragon Ball è Vegeta. Vegeta, io lo amo, lo adoro, lo venero, mi piace tantissimo. In Dragon Ball GT no, cioè, lo dico subito. Mi piace molto Vegeta perché è un personaggio... non lo so, intelligente, orgoglioso, anche se non mi piace che gli fanno fare un po' la parte deficiente, perché cioè, nel senso, deficiente nel senso che arriva, io sono il principe di Saiyan, ti ammazzo, ti sfondo e prende un sacco di mazzate, specialmente nei film che proprio gli fanno fare la parte non so se lo posso, davvero dico, della pippa, perché proprio nei film io non lo posso vedere Vegeta, perché ogni volta che fa qualcosa, cioè, prende mazzate. Invece magari nella serie regolare un po' qualcosa fa, anche se a volte fa più altro danni, specialmente con Cell. La parte più bella di Dragon Ball è... Vi sto dicendo questo perché io non so che dire di Dragon Ball. Cioè la recensione non si può fare di Dragon Ball, dai, lo conoscono tutti. Una cosa che mi piace molto, una scena che mi piace tantissimo, è quando Vegeta si sacrifica per tutti per sconfiggere Majin Buu. Anche se non mi piace il fatto che l'ha fatto per niente, perché alla fine Majin Buu rimane vivo, però è la parte più commovente, più bella, quando lui insomma dice tutte quelle belle frasi, poi quando dice addio Bulma, addio Trunks, anche tu Kakarot, cioè oddio, è bellissima quella scena, ho pianto parecchio per quella scena. Però è la scena più, cioè non so, più bella secondo me. Poi la saga più bella forse è quella di Freezer. Penso che sia più bella perché Freezer era proprio cattivo. Nel senso, allora se prendiamo Cell è il risultato degli studi del dottor Gelo che voleva sconfiggere Goku, bla bla. Però in realtà lui lo dice anche Cell, dice io voglio faccio questo torneo per vedere se sono davvero il più forte. Sì, vabbè, è cattivo, non è che sia buono, però come posso dire, la sua... Il suo essere cattivo, non lo so. Majin Buu, sì, naturalmente la forma finale, quello piccolino. Sì, lui è cattivo, però non lo so. Mi piaceva di più Freezer, perché Freezer era davvero spietato, spietato e crudele, da addirittura distruggere il pianeta Vegeta, eccetera. Quindi è la saga che mi piace di più, dove non lo so. Non lo so, mi piace di più, è più emozionante. Poi lui era davvero bastardo quando poi uccide Krillin, che lo fa esplodere, mamma mia! Cioè, non lo so, devo dire che la saga più bella è proprio quella di Freezer, almeno secondo me, naturalmente, io parlo sempre per me. E per me la saga, è la saga, non la saga, no. La saga più bella è quella. Come personaggio femminile mi piace moltissimo Bulma. Infatti, prima di adottare il nome di Keiko, a dire la verità prima avevo Kiki McLean perché mi piaceva il suono di Kiki, però lei, che poi vabbè Cici però io ancora non lo sapevo, e quando invece incontrai Reiko, lei disse scusa ma a te ti piace Vegeta, a me Goku, quindi tu sei Bulma, io vabbè,
E infatti, poi Bulma è il mio personaggio preferito femminile di Dragon Ball. Mi piace molto perché, anche se non lo posso dire, è intelligente, cioè essendo anche la più bella e a volte anche un po', non stupida, un po' frivoletta, nel senso quando per esempio poi lei alza la gonna, tutte queste cose qui, insomma, che prova a sedurre, che è un po' frivoletta così all'inizio, però è molto intelligente. È riflessiva, non lo so, è l'opposto di Cici. Cici è un personaggio che io odio davvero, perché non sopporto i personaggi, cioè in Dragon Ball la prima serie mi piace abbastanza, cioè Senpai, a parte si vede poco. Quando, e anche, mi piace anche la fine di Dragon Ball, cioè della prima serie parlo, mi piace perché lei si scontra con Goku, poi mi piaceva il fatto che combatteva. Cioè, si vede lei che combatte con Goku, va al torneo Tenkaichi, e ho detto, questa mi piace. E invece all'inizio di Dragon Ball Z, sinceramente, se devo dire la verità, mi è crollata nel modo più assoluto, perché, cioè, io ho capito che tu pensi a tuo figlio, ma addirittura lei non pensa a Goku, lo tratta sempre male, strilla sempre, non so, non mi piace come personaggio, invece è molto Bulma. Non so che dire, Dragon Ball a me, ve lo ripeto, Dragon Ball ha molti difetti. Però io non riesco ad essere obiettiva perché c'è un legame troppo forte con Dragon Ball, quindi per quanto sia che ha tanti difetti, non è certo non è lo shonen perfetto, quello che vi pare, però sono troppo affezionata per dire non mi piace o non mi piace troppo, Dragon Ball, anche nella sua incompletezza si può dire. Non credo, vabbè, voi sorpassate. Anche nella sua non essere completo, ecco, diciamo così. A me Dragon Ball piace tantissimo, lo rivedo volentieri. Forse anche perché per i continui combattimenti, sì, è vero che sono ripetitivi, nel senso tutti ammazzare, vuole uccidere, sì, uccidere la Terra, a voler distruggere la Terra o tutti a prendere di mira la Terra, ma questo succede in tutti gli shonen, oppure se avete visto anime degli anni 80, se siete nati più o meno quando sono nata io. Erano tutti così, specialmente i robottoni, che tutti sti alieni venivano tutti sulla Terra e noi prontamente avevamo un robot. Noi avevamo sempre il robot. Arrivava una minaccia dalla galassia più lontana e questi, noi abbiamo il robot. E tu vedevi questo robot che sembrava fuori così. E in tutti gli anime alla fine è così. Però Dragon Ball, forse, non lo so. Mi è sempre piaciuto, anche quando ero piccola non conoscevo i manga, Dragon Ball. Forse i combattimenti di arti marziali, perché Dragon Ball, oltre alle sue onde energetiche, tra virgolette, ha anche molte scene di arti marziali che comunque piacciono sempre, diciamo la verità. Non riesco a essere obiettiva, non ci riesco, non ci riesco, sto dicendo solamente cose. Non lo so, Dragon Ball è bello, poi ha ispirato molti personaggi per esempio, è ispirato, penso, non Rabbe, scusate, Dio. Luffy, che è molto simile a Goku, dal punto di vista forse del mangiare, perché Goku mangia tanto, è anche un po' caratteriale, cioè essere un po' bonaccione, un po', certo adesso non lo so, perché One Piece io seguo solo l'anime, ogni tanto quando vanno sulla media, se devo dire la verità, devo recuperare il manga, perdono, lo so che mi ucciderete, però è ispirato molto Luffy. Cioè, Luffy è molto simile a Goku, poi anche un po' esteticamente, cioè nel senso i capelli neri un po' così, i vestiti, i colori più o meno sono quelli, c'è cioè, il rosso, no aspetta, Luffy è rosso, oddio, non mi sto dicendo no, no, ho detto una cavolata, scusate, oddio. Adesso non so perché ho un'immagine di Luffy vestito di arancione, forse ho visto, no, non ci fate caso, succede. Comunque gli somiglia molto, almeno io penso così. Vegeta è un personaggio invece che viene ripreso in molti punti, in molti anime, in molti manga, tra cui Naruto, dove abbiamo appunto Gaara che somiglia molto a Vegeta, specialmente il fatto che lui era cattivo, l'ammazza tutti, li riempiva e poi diventa buono, solo che mi hanno fatto Gaara un po' troppo buono adesso. Però mi piace alla fine del personaggio e è ispirato a Vegeta. Certo, adesso mi viene in mente Naruto, ma ce ne saranno tantissimi di personaggi che da cattivi, cattivi, cattivi diventano buoni. E poi che dire di Bulma, purtroppo ce ne sono pochi. Mi dispiace. Perché sinceramente Bulma è un personaggio che mi piace tantissimo. La cosa brutta è che di Cici invece ce ne sono un po' troppe. Tra cui
Keigo Yugimura di Yu Yu Hakusho, però aspetta, forse Yu Yu veniva prima di Dragon Ball, adesso ho un attimo un vuoto. Anche Sakura di Dragon Ball, sì, ciao, Sakura di Naruto, che sì, non è, sì, è rompiscatole un po' così, poi ha sempre un motivo o un altro per picchiare il protagonista o comunque per inveire contro, perché anche Cici sempre a strillare a fuoco, cioè due scatole, sinceramente. Anche in altri manga e anime sicuramente c'è un personaggio così, infatti quando vedo un personaggio così lo detesto. Sono contenta che in Blue Exorcist fino adesso non c'è un personaggio del genere. C'è Shien che mi piace tanto e c'è anche Shura che mi piace molto e non sono come Cici. Non c'è Cici finalmente. Detto questo ragazzi vi lascio, io lo so che la recensione non c'è stata perché... Cioè, recensire Dragon Ball è difficile perché tutti lo conosciamo, non è che posso dire una cosa nuova, cioè alla fine lo conosciamo tutti. Più che altro, infatti, questo video penso lo chiamerò Opinione su Dragon Ball, non lo so, perché fare una recensione è davvero strano. Non ci ho mai pensato a fare una recensione su Dragon Ball perché non lo so, non lo so, questo video sarà un po' strano, mi dispiace, però non riesco ad essere obiettiva, ad essere categorica con Dragon Ball, non lo so neanche spiegare, non ci riesco perché Dragon Ball mi piace molto, mi piacerà sempre con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi pregi, perché naturalmente anche pregi non è che ha solo difetti, e quindi Dragon Ball sta sempre nel mio cuore, per me è bello, mi piace, continuerò sempre a vederlo, certo spero che non ricominciano a rifarlo tutte le volte, tutti gli anni, per tanti anni di seguito, perché dopo un po' a me va a noia. Però sicuramente poi io l'ho riletto qualche tempo fa, ho riletto questo, quindi Dragon Ball no, non riesco a essere obiettiva, lasciamo stare. Comunque sia Marco, ecco la mia opinione su Dragon Ball, anche se è un po' strana, perché lo ripeto ancora, non riesco a essere obiettiva con Dragon Ball, pur conoscendo i suoi difetti e tutto il resto, non ci riesco. Detto questo, vi saluto perché sono passati 22 minuti. Ci vediamo nei prossimi video. Un salutone da Keiko-chan.